Avevo alcuni amici ebrei, per cui non riuscivo a capire questa presa di posizione e non riuscivo a rendermi conto del perché io avrei dovuto rifiutare alcune amicizie che fino al giorno prima mi erano state molto care. Successivamente penso che il colpo maggiore me l'abbiano dato i miei fratelli di ritorno dalla Russia, quando mi hanno raccontato e quello che era successo durante la ritirata e quello che avevano fatto i tedeschi e quello che avevano visto sia in Polonia che in Russia. Era così assolutamente assurdo, ingiusto che i tedeschi portassero via gli uomini in quella maniera e soprattutto il vedere vicino al treno nel quale mio padre si trovava, un treno piombato che portava i deportati in Germania, un gruppo di tedeschi e di fascisti che spararono su noi donne che eravamo andati là per cercare i nostri cari, i genitori, i fratelli, eccetera, no? Mettevano dentro nella busta paga un tagliandino dove si era scritto deve pagare 5 lire, mi ricordo benissimo, per il partito fascista, per la tessera del partito fascista. E ho messo su rifiuto. Dopo 2 o 3 giorni mi chiamano in direzione e dicono tu sei passabile per il tribunale speciale. Perché? Perché hai rifiutato la tessera del fascio? Io lo rifiuto semplicemente perché è appena morto mio fratello in guerra. Aveva 20 anni, e dunque la guerra mica l'ho voluta io, l'avete voluta voi e basta. Poi l'8 settembre, quando diciamo, si è sfasciato l'esercito, naturalmente ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. Erano delle brave donne di famiglia, delle donne che da tanti anni erano sotto delle sofferenze e in quel periodo in particolare gli uomini, i figli, i mariti, i fratelli erano in pericolo, chi era in guerra, chi era già morto e le donne si sono sentite il compito di salvare la casa e in casa quello che era salvabile. E cosa ti ricordi di questo periodo quando il papà è stato fatto prigioniero? Abbiamo preso i prigionieri in Germania, dove c'era anche Irula, era il mio fidanzato. 2 anni in Germania avevamo sì e no notizie, perciò abbiamo aspettato dopo. Certo. Dalla mia età eravamo tutte lì a aspettarli. Certo, certo. Notizie non ne avevamo perché lo sapevamo che non erano quelle giuste, quelle che ti dicevano. No, stanno bene. Non le sapevamo che non era giusto. È la tessera dei reduci della prigionia, è l'ultima. Nazionali, reduci, prigionieri. È l'ultima, quella del 2004, perché poi il papà è morto a gennaio del 2005. Ecco, questa è l'ultima, è l'ultima tessera che aveva nel portafoglio. Ecco, invece questa è una foto che ci raccontava sempre, è stata fatta nel campo, ai margini del campo di Genthin, dove lui lavorava in uno zuccherificio. Abbiamo tutte le lettere, raffineria di Genthin. Ecco, questa è del 2 maggio del 44. Non aveva ancora a questo punto avuto la notizia della morte di sua mamma. Adesso volevo cercare quella in cui gli spiegano che è morta la nonna, la sua mamma. Questa è del 16 marzo del 44, l'ha scritta lui da Genthin, dove scrive ancora cari genitori. Ecco, qui si chiede al 19 giugno del 44. Sono contento di tutto, ma resto male per il motivo che ho già spiegato parecchie volte alla mamma e capisco che non mi risponde più di suo pugno. Cosa è successo? Attendo un suo scritto. Sento che mi avete spedito un altro pacco e vi ringrazio di tutto, ma mi preme molto avere delle notizie della mamma e vi ripeto, scritte di suo pugno. Carissimo Gerardo, qualche giorno fa ci giunsero le tue attese lettere. Siamo lieti nel sentire che stai bene e che ora sei quasi libero.
Senti Gerardo, tu ad ogni costo vuoi notizie precise della mamma. Guarda che è in cielo, che prega e veglia su di noi e specialmente su di te, che da parecchi mesi sei lontano dalla tua famiglia. Abbiamo cercato di tenerti privo di questa sciagura che colpì la nostra famiglia per non farti soffrire così lontano. Ma il tuo amico Oldoni, come capì dai tuoi scritti, te l'ha detto. Avete anche dato una mano a volte a qualche partigiano, sì, in paese? Sì, c'era qualcuno che magari gli dicevamo di venire a mangiare, se magari aveva bisogno di qualcosa da vestirsi, certo, ce la davamo. Insomma, quel poco che potevamo fare, l'abbiamo fatto volentieri. E c'erano anche donne che portavano... Portavano da mangiare, sì, ai partigiani, sì, sì. Noi magari le davamo un po' di roba, loro facevano da mangiare, poi glielo portavano su. Ma la guerra vi ha tolto la speranza, l'entusiasmo o invece vi ha caricato di più? No, ci aveva tolto tutto, la guerra, tutto. E poi quando li ha messi prigionieri... era ancora un pensiero fisso che avevamo, perché dicevamo chissà, sono prigionieri, tanti non sono più tornati di quelli che erano là, di quelli che erano prigionieri, tanti non sono più tornati, e allora anche noi avevamo il pensiero, chissà se tornano. Ho cominciato presto ad andare a lavorare, perché finita la scuola, finita la quinta, poi non c'era più niente. Poi sono andata a imparare a cucire. Mi nonna Lauria fa i corsetti. Nonna, non mi piace, allora chiuso. Sono andata a cucire a 14 anni, quando sono andata a Mondarris. Era più sei d'annan che imparai a chiuso. Cucivo qualcosa per altri, prendevo qualcosa in famiglia, qualcosa mettevo via. Cioè, non è che la femminilità si perdesse in quei momenti, non credo, assolutamente. Anzi, ci dava l'essere donne, ci dava certe intuizioni, ci poneva in certe circostanze nelle quali potevamo essere più utili, naturalmente, che non gli uomini. Se penso anche all'esperienza, forse almeno vista esternamente, delle mie compagne che erano partigiane come me lassù, non credo che per il fatto di essere donne avessero dovuto non fare cose che gli uomini potevano fare. Mi sono finalmente convinta che tutti gli uomini sono uguali e devono vivere nel medesimo spirito di libertà, non la propaganda assurda che veniva fatta nelle scuole. Ho imparato il valore della vita e il valore della pace, direi, questo sì, senz'altro, cioè la preziosità della vita, riuscire a essere contenti solo del fatto di essere vivi e la sete enorme di pace. È un desiderio di amore e di libertà il nostro che ci fa ritornare su questi argomenti, perché ci accorgiamo che il nazismo non è morto, che il razzismo continua, che ci sono ancora dei focolai, che ci sono ancora degli uomini che vivono non in libertà, perciò non si può dimenticare quello che è stato.